Come preparare la biga e i preimpasti solidi in generale. Ciao panificatori e panificatrici, per il video di oggi ho deciso di essere un po' più informale, un po' meno teorico e un po' più pratico del solito. Facciamo un piccolo riassunto di quello che andremo a trattare oggi. Vedremo cos'è una biga e un preimpasto solido in generale, perché si usa e che vantaggi dà nel nostro prodotto finale. Vedremo un tutorial di come si prepara e si gestisce sia una biga classica, la classica biga Giorilli, che una biga casalinga, quindi gestita con le temperature ambiente e col frigorifero. Piccolo appunto, se dovessi voler saltare tutta la parte introduttiva perché l'hai già vista o perché comunque sono argomenti che già conosci, in descrizione trovi i marcatori di capitoli. Puoi saltare direttamente alla parte che ti interessa, al tutorial o alle conclusioni o qualsiasi altra parte che ti interessa. Vedremo poi alla fine come si usano i preimpasti e in che quantità vanno utilizzate nei prodotti che vogliamo preparare. Partiamo col dare la definizione di impasto diretto e impasto indiretto. L'impasto diretto è quello che definiremmo un impasto normale, in cui tutti gli ingredienti vengono impastati nella stessa fase, quindi si inserisce farina, acqua, lievito, sale, eccetera, 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 in un'unica fase e si va a completare l'impasto. Utilizzando invece una biga o altri preimpasti, andiamo a completare l'impastamento in due fasi. Nella prima fase si prepara e si fa fermentare il preimpasto, solitamente formato solo da acqua, farina e lievito. Nella seconda fase si andrà ad unire il preimpasto a tutti gli altri ingredienti rimanenti, quindi si aggiungerà la farina rimanente, l'acqua rimanente, eventualmente il lievito e sicuramente il sale. E si andrà a completare l'impasto vero e proprio. Questo tipo di impastamento, appunto diviso in due fasi, è chiamato metodo indiretto. Cerchiamo ora di dare una definizione generale di preimpasto. Allora, di preimpasti ne esistono tantissimi tipi, ma fondamentalmente possiamo raggrupparli in due. Preimpasti solidi e preimpasti liquidi. I preimpasti liquidi solitamente sono formati da acqua e farina in pari quantità con l'aggiunto poi di lievito, ma su questo ci farò un video dedicato, quindi mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanellina così non te lo perdi sicuramente. I preimpasti solidi, che sono quelli di cui ci occuperemo oggi, sono invece formati da farina, da acqua che può variare dal 45 al 60% e da una quantità di lievito variabile al secondo del preimpasto che vogliamo preparare. Nella norma i preimpasti solidi vengono preparati senza sale, con qualche eccezione che non tratteremo in questo video, e hanno un tempo di fermentazione che può variare dalle 18 alle 48 ore, dai 4 ai 20 gradi centigradi. Non preoccuparti se fin qua non ci hai capito molto, se seguirai il video fino alla fine ti assicuro che ti sarà tutto più chiaro, perché è molto più semplice di quello che sembra. Diamo ora una definizione di biga classica o biga Giorilli. La biga Giorilli è sicuramente il preimpasto più utilizzato e più conosciuto nel nostro paese. Naturalmente prende il nome di biga Giorilli perché è Pier Giorgio Giorilli, il maestro Giorilli, che l'ha codificata e standardizzata. Il maestro ha infatti studiato un processo ben bilanciato ed estremamente flessibile che si adatta alla preparazione di molti prodotti come la focaccia, la pizza, il pane, eccetera, eccetera, eccetera. Normalmente la biga Giorilli si prepara miscelando grossolanamente farina idratata al 45% con l'1% di lievito. Le dosi poi le trovate naturalmente in descrizione e viene lasciata fermentare dalle 16 alle 24 ore a temperature variabili tra i 18 e i 20 gradi centigradi. Il maestro però prevede anche delle varianti. Si può aumentare l'idratazione fino al 50% nel caso si utilizzino delle semole o delle farine meno burattate, quindi magari una tipo 1 o una tipo 2. Ed il tempo di fermentazione può essere aumentato dalle classiche 18-20 ore alle 48 ore, naturalmente diminuendo la temperatura e portandola a 12-14 gradi. Quello che rimane fissa è invece la quantità di lievito. La biga del maestro Giorilli non prevede una quantità di lievito inferiore o superiore all'1%. Nel tutorial di oggi vedremo come preparare la classica biga Giorilli facendola fermentare per 18 ore a 18 gradi utilizzando un fermabiga e una variante in cui modificheremo anche l'idratazione, ma che ci permetterà di poter gestire il preimpasto in un normale frigo domestico. Piccola parentesi, i tempi, le temperature e il grado di maturazione di un preimpasto dipendono dalla farina e dal tipo di utilizzo che ne andremo a fare. Quindi dipende da quanto è forte la farina e da quanta biga o preimpasto utilizzeremo all'interno del nostro impasto finito. Perché esistono così tanti tipi di preimpasti solidi differenti? Allora, la biga classica, che è anche uno dei miei preimpasti preferiti,
ha lo svantaggio di dover essere gestita a temperature ben precise, quindi si ha la necessità di avere un fermabiga. Nel tempo è nata la necessità, sia per uso casalingo, sia per esempio nelle pizzerie dove non hanno lo spazio per tenere frigoriferi, fermabiga, eccetera, 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 di dover gestire preimpasti solidi a temperature normali, quindi o a temperatura ambiente o a temperatura di frigorifero. Inoltre la biga classica non è semplicissima da bilanciare con farine diverse dalle farine 0 e 00. Si può fare, ma bisogna fare molte prove e non sempre il risultato è quello ottimale. Ecco perché nascono continuamente nuovi metodi per la gestione dei preimpasti solidi, non per migliorare il prodotto, bensì per avere una gestione più comoda e più sicura del preimpasto maturo. Perché si usano i preimpasti solidi o comunque i preimpasti in generale? A me piace definirla fermentazione per procura. Cioè facciamo fare al prefermento quello che normalmente faremmo fare all'impasto durante la lievitazione in massa. Con il vantaggio però di velocizzare tutte le fasi che avvengono dopo l'impastamento vero e proprio, di non dover litigare con impasti che in massa si bloccano o lievitano troppo, di avere un grado di fermentazione alcolica molto importante, difficile da ottenere con un impasto diretto. Se non sai di cosa sto parlando, vai a vedere il video dove parlo di come funziona un impasto. Ti metto il link in descrizione. E per finire, riusciamo a raggiungere acidità più alte rispetto a un impasto con metodo diretto. Tutto questo si traduce in un lavoro e in uno stress maggiore che ci donano strutture molto aperte, croste molto sottili e friabili e un arricchimento delle sfumature olfattive e gustative del prodotto finito. Senza dimenticare che alcol e acidità sono conservanti naturali che aiutano a rallentare il raffermamento ed aumentare la shelf life del nostro prodotto. Che differenza c'è tra l'utilizzo di un preimpasto solido e un preimpasto liquido? Non è argomento di questo video, ma volevo fare qualche accenno sui preimpasti liquidi con la promessa di farci un video dedicato. Come abbiamo già detto, la differenza sta nella percentuale di acqua utilizzata. Andiamo dall'80 al 100%, quindi acqua pari al peso della farina. Per il tipo di fermentazione a cui è sottoposto, un preimpasto liquido porta importanti note aromatiche e gustative al prodotto finito, a discapito però di una struttura meno aperta ed esplosiva rispetto a un preimpasto solido. Inoltre, come vedremo più avanti, un preimpasto solido può essere utilizzato anche in quantità importanti all'interno dell'impasto, fino ad arrivare al 100% di utilizzo, cioè senza aggiungere farina all'impasto finale. Un preimpasto liquido invece non può essere utilizzato in questo modo, difficilmente si supera il 30-40% di inserimento nell'impasto. Bene, finalmente è arrivato il momento di trasferirsi in laboratorio e preparare le nostre due bighe. Come già detto, prepareremo una biga Giorilli classica con l'aiuto di un fermabiga e una biga modificata, aumentando l'idratazione, per poter essere gestita col frigorifero. Andiamo! Eccoci collegati in laboratorio, andiamo a preparare una classica biga Giorilli. Vediamo gli ingredienti che servono. Allora, 10 g di lievito, 450 g di acqua a circa 15 gradi e 1 kg di farina. Io in questo caso ho utilizzato la Viola che trovate sullo shop. Andiamo a sciogliere il lievito all'interno di un dosatore. In questo caso una buona tecnica potrebbe essere quella di mettere il lievito nel dosatore e shakerarlo energicamente. Il lievito si scioglierà in modo perfetto e sarà perfettamente utilizzabile. Andiamo poi a prendere una cassetta comoda per poterci lavorare al suo interno in modo agevole. Versiamo al suo interno la miscela di acqua e lievito e tutta la farina, cercando di distribuirla già in modo abbastanza omogeneo senza prestare troppa attenzione. Piccolo appunto, la biga che stiamo preparando verrà usata al 100% per preparare le ciabatte. La ricetta la trovi nel blog sul nostro shop, comunque ti lascio il link in descrizione. Come vediamo dal video, Rudy sta agendo con la forchetta sul fondo del contenitore e sui bordi, in modo da portare la farina asciutta, diciamo così, dal basso verso l'alto e cercare di avere già un composto abbastanza omogeneo. Una volta che l'azione della forchetta non sarà più efficace, passeremo all'utilizzo delle nostre bellissime mani. Quindi faremo lo stesso lavoro, porteremo la farina asciutta che sarà sul fondo verso l'alto e cercheremo di massaggiare, diciamo così, il composto per ottenere dei pezzetti
non impastati, ma di dimensioni omogenee. Quindi avremo dei pezzettini di queste dimensioni, diciamo così, più o meno. Passiamo quindi tutto il contenitore in modo che la farina si idrati perfettamente. Te ne accorgerai perché il composto non sarà più asciutto come all'inizio, ma incomincerà ad essere bello idratato. Questo è il risultato che va ottenuto, quindi diciamo un buon risultato è quello che vedete in foto. Si prende poi un contenitore a chiusura ermetica, che non chiuderemo ermeticamente, si va ad oliare sia il fondo che i bordi in modo che poi venga agevolato il distacco della biga una volta maturata, e si versa il composto al suo interno. Cerchiamo magari di tenere le parti più piccole sul fondo e le parti più grosse sulla parte alta, e questo è il risultato. La distribuiamo in modo omogeneo più che altro per valutarne la crescita durante le 18 ore a 18 gradi a cui terremo la nostra biga. Questa è la biga appena preparata, vedremo poi, passate le 18 ore a 18 gradi, qual è il risultato. Vedi che il coperchio io lo chiudo sì ermeticamente, ma tengo un angolino alzato in modo da avere un ricircolo d'aria. Avremo una crescita di circa una volta e mezza, ma anche meno, non è assolutamente indispensabile che arrivi una volta e mezzo. Questo sarà il risultato. L'odore deve essere alcolico, si deve sentire, e deve essere bella gonfia. Diciamo che abbiamo ottenuto una buona biga, compatta, asciutta, profumata. Vediamo sul banco come si presenta. Eccola qua, questa è una biga venuta abbastanza bene. Ora andremo a vedere come preparare invece la biga modificata per essere gestita tranquillamente nel frigorifero di casa. Quindi abbiamo acqua 480 grammi, in questo caso perché la biga verrà usata all'80% e non al 100%. Abbiamo quindi sciolto nell'acqua 8 grammi di lievito per poi utilizzarli con 800 grammi di farina. Farina, abbiamo fatto un mix tra farina panettone al 30% e 70% di tipo 1, primitiva 1, che è una V300. Quindi versiamo, come abbiamo fatto in precedenza, l'acqua all'interno di una cassetta comoda per poter essere lavorata, acqua e lievito, miscela di acqua e lievito. Inseriamo gli 800 grammi di farina e con una forchetta andiamo a passare tutto il contenitore, cercando di spostare la farina dal basso verso l'alto per cercare di creare una miscela omogenea. Attenzione, rispetto alla biga classica siamo a un'idratazione maggiore, qua siamo al 60%, quindi la farina si idraterà in modo più veloce. Bisogna essere più delicati, diciamo, a formare questa biga rispetto alla biga classica, altrimenti rischiamo di compattarla, di creare un impasto. Quindi molto delicatamente andiamo a passare tutto il contenitore con la forchetta e dopo facciamo la stessa identica cosa con le mani, sempre cercando di spostare la farina non idratata dal basso o dai bordi verso l'alto. Massaggiamo quindi la farina in modo il composto in modo da renderlo il più omogeneo possibile, stando attenti a non impastarlo. Passiamo bene i bordi, gli angoli, eccetera eccetera. Allora, piccolo appunto, questa biga verrà utilizzata all'80% per fare delle pale. Sono le pale che trovate nelle nostre box Roma. Vi lascio il link in descrizione anche delle box, se avete la curiosità di andarle a guardare. Quindi massaggiamo delicatamente, mi raccomando, per fare in modo di non impastare, di non creare un impasto compatto, tutta la nostra biga, e otteniamo un composto simile a quello precedente. Sarà un po' più impastato, ma non eccessivamente. Quindi andiamo a prendere un contenitore e anche in questo caso lo oliamo sia sul fondo che sui bordi e gli inseriamo la biga appena preparata, cercando sempre di tenere, ma in questo caso non ci sarà quel problema, le parti più piccole sul fondo e le parti più grosse verso l'alto. Quindi, completata questa operazione, andiamo a distribuirlo in modo omogeneo, sempre per valutare poi lo sviluppo, diciamo così, anche se non è un eccessivo lo sviluppo, il rigonfiamento della biga durante la maturazione.
apriamo un lembo, terremo questo composto un'ora a temperatura ambiente, 20-22 gradi, dopodiché andremo in frigo per 20 ore, frigo a 4 gradi centigradi. Qui abbiamo già messo il composto in frigo, 20 gradi centigradi, 4 gradi centigradi. Avremo anche qua uno sviluppo di circa una volta e mezza e questa è la biga pronta. Ingredienti, dosi e tutto il resto le trovate in descrizione. Vediamo la superficie della biga, bella gonfia come deve essere, anche qua analisi olfattiva, deve essere presente l'odore alcolico. Semplicissimo. Torniamo noi. Eccoci tornati al quartier generale. Ma come si usa e in che quantità si inserisce nell'impasto la nostra biga? L'utilizzo è molto semplice in realtà. Immagina di prendere la tua ricetta per pane o pizza preferita e sottrarre dal totale degli ingredienti quelli utilizzati per preparare la biga. Naturalmente devi fare attenzione di non ottenere valori negativi, perché in quel caso vuol dire che stai inserendo troppa quantità di biga nell'impasto totale. Naturalmente questa è solo la teoria, poi vanno messi in pratica alcuni accorgimenti. Prendiamo ad esempio il caso estremo, l'utilizzo della biga al 100%, quindi senza aggiungere farina all'impasto finale. Avrai un glutine che ha lavorato tantissimo, quindi avrai poco glutine a disposizione per poter completare l'impasto finale. Inoltre, l'attività amilasica sarà molto ridotta, quindi avrai una carenza di zuccheri nel tuo impasto. L'impasto risultante sarà estremamente estensibile ed è così che deve essere, perché se non lo fosse vuol dire che la biga non era matura. Inoltre sarà molto a rischio di bloccarsi durante la lievitazione, proprio perché ti mancano gli zuccheri. Ad esempio in questo caso, per ovviare al problema, basterà aggiungere l'1-2% di malto diastasico per poter ripristinare l'attività di produzione degli zuccheri da fornire ai lieviti. Naturalmente l'ho fatta un po' più semplice di quella che è, perché modificando la biga o modificando la quantità di biga inserita nell'impasto si dovranno andare a modificare le temperature, i tempi sia di lievitazione che di cottura del nostro prodotto. Piccola parentesi, la percentuale di preimpasto si calcola sempre facendo il rapporto tra la farina utilizzata per il preimpasto stesso e la farina che si andrà a utilizzare per l'impasto finale. Esempio, se preparo una biga con 300 g di farina e ne aggiungo 700 per completare il mio impasto finale, significa che avrò utilizzato il 30% di biga sul totale. Se invece utilizzo 500 g di farina per la biga e 500 g di farina per il mio impasto, significa che avrò utilizzato la biga al 50%. Secondo la formula semplicissima che mette il rapporto farina di biga diviso farina totale per 100. Ma quali sono i pro e i contro dei preimpasti solidi? Il primo è sicuramente la comodità e la velocità. Appena pronta la biga si impasta e in poche ore sarò pronto per andare in forno. Il secondo è la standardizzazione. Una volta standardizzato appunto il preimpasto, sono poche le variabili che possono andare a incidere sul risultato finale del mio prodotto. Il terzo è che le fermentazioni che otteniamo con i preimpasti sono difficilmente ottenibili con un impasto diretto, soprattutto se inseriamo una quantità di preimpasto importante all'interno del nostro impasto finale, diciamo dal 60% in su. E invece, quali sono i contro di utilizzare un impasto indiretto? Beh, il primo è che se utilizziamo una biga classica, una biga Giolilli, abbiamo necessariamente bisogno di un fermabiga. Ma questo problema abbiamo ovviato modificando la biga e gestendola in frigorifero. Un altro problema che si può riscontrare preparando un preimpasto è il cambio di farina. Usando farine molto diverse, e non parlo solo dell'aburattamento, ma anche della forza e di altre caratteristiche, sarà necessario rivedere tempi e temperature della gestione del preimpasto. Ultimo, ma non ultimo, è la difficoltà di impastamento. Senza un'attrezzatura adeguata, quindi senza una planetaria o senza una spirale, è davvero difficile, se non impossibile, completare un impasto con biga. Quali errori si possono commettere quando si lavora con un preimpasto solido? Con la biga l'errore più grosso che si possa commettere è la valutazione del suo stato di maturazione. A parte la valutazione sensoriale che abbiamo visto durante il tutorial, c'è un altro modo per vedere lo stato di maturazione di una biga e purtroppo è l'impastamento. Io lo dico sempre, se è troppo facile, allora la biga era indietro. Ok, con una biga poco matura comunque porti a casa l'impasto perché riesci a completarlo, ma avrai un prodotto difficile da cuocere, la cui croccantezza sparirà dopo pochi minuti dall'uscita del forno e con un morso davvero poco piacevole. Al contrario, se la biga è troppo matura,
è molto difficile che si riesca a completare l'impasto o che comunque si riesca ad arrivare alla cottura. Siamo quasi giunti alla fine del video, ma prima di salutarci vorrei sfatare un paio di leggende metropolitane. La biga classica porta tenacità ai prodotti. Vero, se la prendi troppo indietro o se usi farine troppo forti che fai fermentare troppo poco, ma se la fai fermentare e la usi correttamente ottieni esattamente l'effetto opposto, con prodotti dalla crosta sottilissima e dalla mollica di una scioglievolezza incredibile. Acidità batterica? No, no, no e ancora no. Questo vale per tutti gli impasti fatti con lievito di birra. Non c'è modo di sviluppare attività fermentativa dovuta ai batteri in ambienti popolati da Saccharomyces cerevisiae, classico lievito di birra. Le acidità dei preimpasti e degli impasti in generale con lievito di birra sono dovute agli acidi organici prodotti dalle fermentazioni degli zuccheri da parte dei lieviti. Con un diretto si possono ottenere gli stessi risultati che con un preimpasto. È vero, con piccole percentuali di preimpasto, ma più aumentiamo le quantità di preimpasto all'interno del nostro prodotto e maggiori saranno le differenze con un impasto diretto. Ne sono la prova ciabatte e michette, dove le bighe vengono utilizzate in quantità pari all'80 o al 100%. Bene, io credo di aver fatto una panoramica abbastanza ampia di quello che sono i preimpasti solidi, ma se c'è qualche argomento che pensi che non ho trattato in modo approfondito, scrivimelo nei commenti che magari ci facciamo un bel video. Mi raccomando, se il video ti è stato utile o semplicemente se ti è piaciuto, metti un like e segui il canale. Io torno a lavorare al prossimo video della serie dei preimpasti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!